Quali sono vantaggi e svantaggi di un motore a V stretta? Il principale vantaggio, come potete immaginare, è la compattezza, perché questo motore può essere molto corto, avendo i cilindri divisi su due file, ma al contempo è decisamente più stretto rispetto a un motore a V tradizionale o addirittura a un motore boxer, perché non ha l'ingombro laterale delle due bancate separate. Questo vuol dire che può essere montato molto agevolmente sia in posizione longitudinale che trasversale all'anteriore. Inoltre, proprio perché i cilindri sono molto ravvicinati tra di loro, possono essere contenuti nello stesso monoblocco e soprattutto si ha un'unica testata, il che è un grande vantaggio dal punto di vista della componentistica, della costruzione e della manutenzione. Lo svantaggio, come potete immaginare, è principalmente la complessità, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei flussi di aspirazione, di scarico, dei circuiti di lubrificazione e di raffreddamento. Il risultato è che, essendo più costoso, è stato sostanzialmente soppiantato da normalissimi quattro cilindri in linea.